Ciao a tutti, amici, benvenuti in questo nuovo video. Cercherò di non toccare il tavolo perché sennò mi vibrate. Ciao, allora questo video più a all chiacchiericcio, proprio così alla random, perché sto studiando, sono un po' esaurita e avevo bisogno di staccare un attimo. Quindi ho detto vabbè, mo vi faccio vedere le ultime cose che mi sono arrivate su AliExpress, parliamo un po' così alla cazzo, come faccio io di solito, perché è proprio il mio filo logico, è quello. E poi vi faccio vedere queste qui, che sono le tinte che mi sono state regalate da Santo Subito. Sono delle tinte Gerard Cosmetics che io volevo provare da una vita. Mi ha scelto, o meglio, sapeva quelle che mi piacevano. Però dato che in questo periodo ho un pochettino la prevalenza per i nude e dato che a lui piacciono o i rossi o i nude, diciamo, abbastanza semplici, ovviamente praticamente l'acquisto se l'è fatto per lui. E sapendo che a me piaceva Cher, perché io poi, sapete, le ho fatte vedere, però non me l'aspettavo che me le prendesse. Tra l'altro si è salvato il sito, quindi Everything Nice e Cher. Questo che ho adesso sulle labbra e mi sto squagliando anche nel frattempo è Cher. Sarebbe questa qua, ve la faccio vedere giusto così. Il sito dove le ha prese è Beauty Bay. Beauty Bay era un sito dove io volevo ordinare da tanto tempo. Vi faccio vedere anche Everything Nice. Queste sono le Hydra Matte, poi sul sito mi sembra che ce ne siano altre, comunque hanno quelle Jeffree Star, hanno un sacco di tinte, comunque un sacco di prodotti make-up in generale, di marchi che difficilmente si trovano insomma reperibili qua da noi. E niente, poi magari mi faccio spiegare un attimo pure quanto ha speso di spedizione e cose così. E in ogni caso sto preparando, mi sto scrivendo, diciamo, degli appunti riguardo all'utilizzo di queste due, così da potervi fare al più presto un video. Quindi scrivetemi sotto se comunque vi fa piacere ricevere un video riguardo a queste tinte. Mi rendo conto che non hanno un'alta reperibilità perché comunque vanno acquistate online, però diciamo che per adesso le sto utilizzando da, oddio, è quasi un mese forse che le sto utilizzando, sono sì all'incirca una ventina di giorni, 3 settimane. Io mi ci sto trovando abbastanza bene, devo dire, quindi mi stanno piacendo. Se volete vi faccio comunque il video. E niente, invece da AliExpress mi sono arrivate poche cosine. Voi lo sapete che più delle cose le sto prendendo per la macchina. Mi è arrivata pure un'altra cosina che mi sono dimenticata di prendervi, di farvi vedere, che è il coso che si mette, magari vi metto una foto se la trovo, comunque di quello che ho ordinato io, è quel cosino che si mette attaccato al vetro per tenere il cellulare o il navigatore. Questi cosi li ho pagati pochissimo, tra l'altro li ho presi pure per la macchina di mio padre, è rimasto molto contento. Sono delle fascette in similpelle che servono per essere messe praticamente vicino alla cintura di sicurezza, praticamente avvolgono la cintura di sicurezza questi cosi e fanno in modo che quando la cinta vi arriva qua non vi fa quella segatura, quella graffiatura qua bruttissima che io ho perennemente, perché sono nana, essendo io della famiglia dei nani, purtroppo quando mi siedo nella macchina io non mi vedo, insomma sembra che la macchina si guidi da sola, è proprio quell'effetto là, no? E quindi la cintura di sicurezza dolcemente mi sega qua dove sta il mio piccolo breve collo alla Maurizio Costanzo, e quindi sostanzialmente mi servivano codesti cosi per evitare di morire insomma soffocata dalla cinta di sicurezza. Poi che cosa ho preso? Mi serviva un cavetto per il cellulare, dato che i miei cavetti se ne muoiono praticamente, io li scatasto, li ciacco laddove insomma ci sono le giunture dei insomma proprio del, come si dice questo coso, là dove esce la corrente praticamente.
E quindi voi sapete che il nastro non si può mettere, nel senso che io vedo che molte persone mettono poi il nastro isolante, è pericolosissimo, ecco, quindi ho deciso di comunque comprare un cavetto che poi è fashion, guardate quanto è carino, è fashion, è rosa, è fashion, eccolo qua, è un po' fashion, vabbè. E niente, fu un'onzia, va abbastanza bene, 1,50 euro, che cosa pretendete? Tra l'altro mi è arrivata in questa professionalissima bustina, sempre made in China, con codesto coso che addirittura è praticamente, mo vi faccio vedere, infatti a volte quando questi China mi fanno queste cose professional io ci resto molto allibita, cioè praticamente la fascetta che poi quando voi ve lo portate appresso la girate intorno e insomma si mantiene il cavetto. Vabbè, facciamo finta che avete capito. E poi altra cosa che ho preso, ma così veramente tanto per, visto che su AliExpress alcune cose hanno un prezzo veramente irrisorio, tra l'altro se le mettete nella lista degli acquisti si abbassa pure il prezzo, non so come, se ci fosse la possibilità di abbassare un prezzo già abbassato, loro l'abbassano. E quindi ho preso dei calzini. Dato che stava venendo la stagione fredda, ho detto va bene, voglio prendere dei calzini. Voi dovete sapere che io protendo per prendere i fantasmini magari un pochino più doppi, ma sempre insomma non calze troppo lunghe perché mi danno fastidio, ecco. Quindi che cosa ho fatto? Ho trovato questi qua di cotone su AliExpress e venivano poco, cioè tipo, non mi ricordo, magari vi metto sempre il cosino da queste parti per farvi vedere il prezzo dell'ordine che ho fatto. Sinceramente non mi ricordo il prezzo, ma è poco comunque per tutte queste paia. E sono 1, 2, 3, 4, 5 paia di calzini estremamente fashion e super sexy. Sono questi calzini qua semplicissimi di cotone, dovrebbe essere 100% cotone, non lo so se è roba nucleare pure questa, vabbè dalla Cina aspettatevi di tutto, comunque sono carini a cuoricini così, mi sembrano fatti abbastanza bene, sinceramente non mi pare che ci fosse scritto 100% cotone. Boh, comunque sono elastici, quindi penso ci sarà elastane, non so più che altro. Comunque sì, sono dei semplicissimi calzini, tanto tanto carucci e tanto bellini. E niente, vabbè, AliExpress io ormai ti uso per la qualsiasi cosa. E niente ragazzi, queste erano le chiacchiere che volevo fare con voi, giusto così per aggiornarci così. Vi invito sempre, mi raccomando, a partecipare di qua. Per di qua e al giveaway, perché ho un giveaway aperto e vorrei, cioè ci tengo a fare un pensierino a voi che mi seguite. E vi volevo dire l'ultima cosa velocemente, vi feci vedere in un haul Lidl un profumo per ambienti, insomma sono quelli tipici che ha la Lidl sostanzialmente, io adesso non mi ricordo, non ho più il cartoncino. Vi devo dire che costava intorno ai 2,50 euro quando l'ho preso, era in offerta. Mi è durato nel salone, quindi in codesta stanza, la bellezza di o 2 o 3 mesi, forse 3 mesi, sì. Si sta consumando adesso e vi devo dire ragazzi che si sente veramente, quindi se avete bisogno di un profumo valido per ambienti, ovviamente l'ambiente non deve essere gigante, perché questo qua vi dico che in un ambiente insomma non tanto grande si sente, cioè mantiene proprio il profumo, quindi ve lo consiglio, mi è piaciuto assai. E niente, finisco qui di parlare, vi mando un bacione, un pollicino in su, mi raccomando se il video vi è piaciuto e al prossimo video, ciao!